abbiamo il 50% del raccolto in meno e da una quindicina di quintali siamo scesi a 3-4 quintali quest'anno, quindi più della metà. Annata nera per le castagne made in Marche, colpa del pazzo meteo che ha dimezzato la produzione. In questo angolo del Piceno, che con i suoi oltre 1100 ettari di castagneti copre da solo l'80% della produzione marchigiana e il 20% di quella del centro Italia, quest'anno, infatti, non solo la raccolta è partita con 2 settimane di ritardo, ma ha toccato i minimi storici. Ad affossarla ci ha pensato il meteo, che ha scombinato le stagioni e mandato in tilt le piante di castagno. Purtroppo a giugno-luglio, quando la pianta è in fiore, ha bisogno del sole, ha fatto insomma molte piogge e quindi già lì la produzione dei ricci, dei frutti è diminuita e in più a settembre la pianta ha bisogno d'acqua per insomma la maturazione del marrone e purtroppo non l'ha avuta, ha avuto molto sole e quindi ecco la produzione è stata dimezzata praticamente. Poche, per di più marce. Mai come quest'anno le castagne scarseggiano sulle tavole dell'autunno e, come se non bastasse, sui castagneti si abbattono pure i danni dei cinghiali. Risultato: se la raccolta è amara, il prezzo del marrone è sempre più salato, fino al 30% in più rispetto all'anno scorso. Ma per le 9 varietà made in Marche ne vale la pena: dal marrone della Sibilla alla castagna di Val di Castro, nei ricci sparsi per la regione, è racchiuso il sapore dell'identità di una regione al plurale.